Amici di Lecco FM, quest'oggi ci troviamo a Ballabio, vicino al campetto di caccia 5 del parco Monte Due Mani, dove da un paio di settimane l'ingresso è diventato a pagamento e solo su prenotazione. Come vedete, campo di caccia 5, tutti i giorni, domenica inclusa. Insomma, i costi sono diventati questi: 10 euro per un'ora senza luci, 20 euro per un'ora con luci, prenotazione. Insomma, mandare una mail in comune o telefonare a un numero almeno 48 ore prima della data di utilizzo. 100 euro di sanzione per chi venisse trovato all'interno del campo non negli orari di prenotazione. Come mai? L'amministrazione comunale ha preso questa decisione a seguito di alcuni, di alcuni atti di vandalismo, così ha detto l'amministrazione. Si era rotto il sostegno della rete di una delle porte, di conseguenza il sindaco Bussola ha motivato questa scelta per contrastare il vandalismo che c'era stato negli ultimi tempi nel campetto. C'è però in questi giorni la protesta del gruppo di minoranza Ballabio Futura, che è qui rappresentato da Manuel Tropenscovino, che chiedono che hanno intanto prenotato il campo per 2 giorni, insomma, per lasciare le porte aperte, diciamo, a chi volesse venire, e che vogliono la riapertura come era prima del campo. Esatto, sì, semplicemente quello che noi stiamo chiedendo è che, come è stato per gli ultimi anni in cui il campo è sempre rimasto aperto, possa essere di nuovo accessibile a tutti gratuitamente, a tutti i ballabiesi, a tutti i ragazzi che vogliono continuare a utilizzarlo. Ci sembra una contraddizione che un bene pubblico che è stato costruito per la comunità di Ballabio oggi debba essere prenotato e pagato per poter essere utilizzato, soprattutto Voi avete per il. prenotato e pagato per questi 2 giorni? Sì, abbiamo voluto prenotare aprendolo a tutti anche come segnale all'amministrazione, come dimostrato ieri, come dimostrato oggi, che quando è aperto il campo è utilizzato, soprattutto per i tanti ragazzi che vogliono organizzarsi e poter passare i propri pomeriggi invece che stare in giro senza poter fare molto nel paese a giocare a uno dei giochi più amati al mondo, che è quello del calcio. Ecco, lo stiamo vedendo, i ragazzini che frequentano il parco sono, insomma, molte volte minorenni. Non è permesso ai minorenni però di prenotare le ore appunto per il campo. Esattamente, perché l'amministrazione chiede che ci sia un maggiorenne responsabile che prenoti il campo e quindi in questo caso dei ragazzi che volessero venire a giocare durante i pomeriggi hanno bisogno per forza di qualcuno che li prenoti il campo e che anzi Almeno 2 giorni prima. almeno 2 giorni prima. È come dire, i genitori di un ragazzo di 15, 16, 17 anni lavorano nel pomeriggio e non è possibile che possano stare a controllare. Questo ci sembra assurdo, soprattutto perché in tutti gli altri anni dove non è mai successo nulla. Si è sempre utilizzato in una maniera completamente Si è aperta. parlato Questi di atti di vandalismo. atti di vandalismo a noi ci stupiscono un po'. Infatti noi abbiamo detto più volte che sono dei presunti atti di vandalismo. Come dire, ogni cosa che viene utilizzata, fortunatamente utilizzata come uno spazio del genere che è della comunità di Ballabio, viene degradato, viene utilizzato e quindi subisce in qualche maniera anche quella che è l'usura del tempo. Noi parliamo più di disinteresse dell'amministrazione perché l'ordinaria amministrazione avrebbe potuto, attraverso la manutenzione, tenerlo sempre in ordine e sistemato, anche evitando presunti atti di vandalismo. Tempo fa c'era una persona che si occupava dell'apertura e del controllo del campo. Se questa può essere una soluzione che noi porteremo avanti anche grazie al sostegno dei ballabiesi, chiederemo che l'amministrazione possa tenerne conto per ridarlo finalmente a chi l'ha sempre usato e quindi i ragazzi di Ballabio. Avete attivato una raccolta firme? Sì, abbiamo attivato una raccolta firme con 3 proposte in particolare. La prima, che è quella più importante per noi, è la riapertura gratuita del campo, ovviamente. Che si mettano in campo anche, gioco di parole, delle soluzioni per la sorveglianza e per la sistemazione e la manutenzione degli impianti, sia il campo da calcio come tutti gli altri che vengono quotidianamente Sì, utilizzati. perché solo il campo da calcio è chiuso, mentre il Esattamente, campo da questo. basket adiacente che andiamo a inquadrare, e anche l'area fitness rimangono Sì, aperte. sostanzialmente rimarranno aperte e questo ci ha stupito un po'. Nella petizione chiediamo anche che venga risistemata l'area che sta dietro i campi, dove possano essere installate delle sedie, dei tavoli per le famiglie che tutti i giorni vengono ad utilizzare questo bellissimo parco di Ballabio. Grazie a Manuel Tropenscovino Grazie a di voi, grazie. Ballabio Futura. Noi abbiamo tentato di spiegare la situazione. Come avete visto, insomma, questa iniziativa nasce dopo la decisione
dell'amministrazione comunale, che ha denunciato diversi atti di vandalismo e che è stato specificato dal sindaco sono stati pagati con fondi comunali. Per questo si è presa la decisione di chiudere il campo e di metterlo a pagamento e solo su prenotazione. È tutto da Ballabio, grazie per averci seguito. Continuate a farlo su LecoFM e il sito lecofm.it.